Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia barese. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, semola rimacinata, acqua, una patata lessa, olio, lievito di birra fresco, zucchero, sale, pomodori piccadilli, olive, origano, sale, pepe e olio QB. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la patata che abbiamo già lessato, la semola, la farina di tipo 0, l'olio e il sale. Ed azioniamo il bimby per 5 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, ungiamolo bene, posizioniamolo in una teglia unta con olio e lasciamolo lievitare in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il nostro impasto, abbiamo unto con abbondante olio una teglia per pizza. Posizioniamo nella teglia e la allarghiamo con le mani. Una volta stesa, posizioniamo i pomodorini, le olive, mettiamo un po' di origano, un po' di pepe nero, un po' di sale, aggiungiamo con un filo d'olio. Adesso lasciamola lievitare in forno spento per un'altra ora. Trascorso un'ora abbiamo ripreso la nostra focaccia dal forno e adesso la andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per circa 40 minuti. La focaccia è cotta, serviamola. Focaccia barese. Grazie e alla prossima ricetta.